su 5 Stelle Sardegna. Io e Prudino, ideato e condotto da Paul De Santi. Nessun già l'Arizzo Sanno si incarrerà a cantare, provo a lamentare ciò che va chiasso sanno, con orgoglio che la fanno, già che devo ravvivare, e lasciamo sa bandera con canto sin carrera, con canto sin carrera. Ben trovati in questa nuova puntata di Die Pro Die. Oggi parliamo di sardità, ma parliamo in questa occasione di un grande gruppo che è il Coro di Florinas. Il 14 e il 15 luglio ci saranno due grandi manifestazioni a Florinas. La prima dedicata ai cori, e parleremo con i protagonisti. La seconda poi con quello che sono le voci in carrelas. Io le chiamo così. Intanto siamo col presidente Angelo. Buonasera, ben trovato. Buonasera. No, ma perché poi nascere 15 anni fa con questa manifestazione dei cori? Lei mi ha parlato poc'anzi, abbiamo parlato di quella che è la vostra storia, avete iniziato parlando dei cori sardi, poi però questa manifestazione si è aperta anche per altre tradizioni della nostra nazione. Sì, diciamo che per quanto riguarda Cantos in Carrera è una tradizione che, a quanto so, dai vecchi coristi, diciamo. È una tradizione che si faceva già dall'antichità. Esatto. Tra l'altro, proprio in questa occasione c'è Santo Lussurgio, lo fa anche loro da tanti anni. Sì, perché è sempre la stessa. Lo stesso gruppo, la stessa manifestazione che viene portata in giro per la Sardegna. Esatto, tutti e ogni anno ripetiamo lo stesso canto generale. Ma come nasce questa voglia? Poi di presentarsi con sì, Cantos in Carrera, se si parlava, mentre a Santo Lussurgio, per esempio, mentre stiamo vedendo le immagini, a Santo Lussurgio ci si unisce poi in un punto a mangiare e bere, e c'è poi l'asinello in giro con il vino buonissimo. Invece voi avete deciso, un po' come si fa nelle cortas apertas, di presentarvi poi in varie locazioni del paese dove si beve e si mangia. Perché noi in pratica abbiamo ripercorso quello che era una tradizione antica di Florinas e anche dei paesi di dintorni del Lago d'Oro, perché prima si usciva con la chitarra, con gli amici, si andava a fare magari una serenata, poi usciva la gente con la salsiccia, il formaggio, un fiasco di buon vino e quindi si faceva festa. E questo è un po' ripercorrere tutto quello che era questa tradizione. E noi quindi la facciamo diversa da quella che è Santo Lussurgio, in quanto noi nelle soste, quando facciamo le soste, prima si canta e poi si mangia e si beve. Nelle bancate organizzate proprio dalle persone che ci danno una mano, che collaborano con noi per organizzare proprio nei posti più caratteristici del paese. Mi sembra, noi ci saremo intanto, devo dire, mi sembra una grande organizzazione. Parlavo poc'anzi con il vostro presidente, con il presidente poi del coro di Florinas. Il 14 voi partirete con una grande manifestazione, non solo cori sardi, anche cori che arrivano da altre parti dell'Italia. Perché poi questa scelta? Ebbene, noi abbiamo iniziato questa manifestazione perché in pratica non c'erano molte rassegne di cori, quindi ci è venuta questa idea di organizzarla proprio per far valorizzare il canto sardo, portando magari dei cori che facessero un po' riferimento alle varie zone della Sardegna. Tra l'altro devo dire una cosa, si parlava poc'anzi, sì, tante manifestazioni sui balletti, ne avete una molto bella anche a Florinas, ma poche effettivamente sui cori. Credo che questa sia una grande iniziativa, una bella iniziativa che valorizza poi quelle che sono le voci non solo nostrane, ma perché poi la scelta di portare anche altri cori per in qualche modo bilanciarsi, creare cultura tra le varie culture? Certo, intanto anche per allargare un po' quelle che erano per solo i cori sardi, rimaneva un po' nell'ambito nostro, e allora era giusto anche per uscire, per allargare un po' e sentire e confrontarci soprattutto con altre realtà. Che poi in realtà sono la maggior parte dei cori alpini, ma abbiamo avuto anche dei cori provenienti, addirittura abbiamo avuto un coro polifonico dalla Spagna, e abbiamo fatto lo scambio con questi, siamo stati anche noi, un gruppo della Galizia, di Orense, diciamo che hanno molte
similitudini con quello che è la Sardegna, anche come modo di vivere, eccetera, come semplicità delle persone. E quindi noi abbiamo scelto proprio questo per cercare di dare una forma nazionale e anche internazionale alla nostra rassegna, ecco, per dare più importanza e per confrontarci anche con altri tipi di canto. Ricordiamolo, 14-15 luglio, grandi manifestazioni a Florinas. Io spero che voi arriviate da tutta la Sardegna per ammirare questi bellissimi cori e poi per partecipare a questo tour dentro il paese il 15 da una parte all'altra, non solo a bere e a mangiare, ma soprattutto anche ascoltando in carrella, per l'appunto, le grandi voci, le chitarre dei vostri colleghi. Sì, esatto. Ma mi racconti qualche aneddoto? Tanti anni che fate questa manifestazione, c'è qualche aneddoto? Per esempio, quando lei era piccolino, si ricorda queste manifestazioni? Come le vedeva? Come le viveva? Ma diciamo che io non è che le ho vissute queste manifestazioni, perché essendo di Sassari ho conosciuto i Candelieri, quindi più di me lo saprà più Giovanni Antonio. Quindi io mi torno da lui, torno da Giovanni Antonio e riformulo la stessa domanda, e questa non la tagliamo perché era molto simpatica. I Candelieri non hanno niente a che vedere naturalmente con il tipo di situazione che stiamo presentando, perché si parla di tutt'altro, ma faccio a lei la stessa domanda, quindi quali sono le emozioni quando era piccolino, quando era ragazzino, vedeva questi signori che cantavano in giro? Sì, soprattutto cantavano e bevevano tantissimo. Questo era soprattutto una... bevevano e poi cantavano. Poi cantavano, questo era una cosa... E io me lo ricordo perché si andava anche noi di casa in casa, i soldi allora non erano come adesso, anche se si parla di crisi, dico, i soldi invece circolano. E quindi si andava di casa in casa cercando magari di bersi un bicchiere di vino con gli amici, non avendo appunto la possibilità di frequentare il bar. Quindi era quella la scusante. Quindi era quella la scusante, con la scusa del vino poi si cantava. E quindi vedevo queste persone che avevano fatto parte anche del coro di Florinas, che poi era nato, poi si era sciolto, però queste persone anziane, già anziane, continuavano a farlo, a cantare anche nelle case, nelle cose degli amici, eccetera. E se capitava proprio durante il... perché uscivano per le strade e cantavano anche per le strade. Questo è un ricordo che ci è rimasto da piccolino e soprattutto è rimasto nella mente di uno di noi che adesso non fa più parte del coro, ma che l'iniziatore di questa manifestazione, soprattutto dei Cantos in Carrella, Franco Zara, un ex corista e ex anche presidente del coro, che lui che proprio con il gruppo di Pozzo Maggiore, di Muroso, di Coro Gabriel di Tempio e poi successivamente anche Santo Lussuggio ha formato questo gruppo che con l'andare degli anni si è sempre più consolidato e sta portando avanti questa manifestazione. Chiaramente ogni paese poi la sviluppa nel modo in cui ritiene più opportuno, che fossero le proprie tradizioni, però diciamo che l'impatto, il coso è sempre quello, ecco, l'organizzazione è sempre quella. È stato un piacere stare in compagnia del coro di Florinas. Noi ricordiamo ancora una volta il 14 e il 15 luglio, vi aspettiamo naturalmente a Florinas per la giornata dedicata ai cori e per il 15 la giornata a partire dalle 17 dedicato a Cantos in Carrera. Ci saremo anche noi naturalmente con la nostra televisione. Vi aspettiamo, arrivederci. Die pro die. In collaborazione con